davvero per questo racconto importante e significativo di un pezzo di storia importante per Taranto, che ha visto appunto dei cambiamenti radicali nei confronti della città e dei cittadini. Ovviamente ringrazio anche per l'università, perché mi sono onorata di diventare dottoressa lì in quegli ambienti che sono meravigliosi, l'Aula Magna è spettacolare, quindi grazie dal futuro al passato. Quindi non so se hai qualche domanda tu, Antonella. Mi piacerebbe poi magari sì. Possiamo leggere questo passo della premessa, che è proprio significativo, cioè è di esempio un po' per tutti noi, anche insomma per noi docenti. Dice: devi imparare presto non solo a parlare chiaro, a illustrare le posizioni che tu e il tuo partito sostenete, ma anche ad ascoltare, ad apprendere dalle persone che incontri, uomini e donne, giovani e anziani, operai e imprenditori, intellettuali e analfabeti. Il mio maestro mi spiegò: devi cogliere il pensiero, la richiesta, la proposta che la persona che parla con te ha in testa e vuole comunicarti. E questo ci deve essere, c'è proprio una lezione di vita a tutti noi, senatore. Grazie. Ma la chiusura fondamentale è quella che c'è in copertina, poi, tra l'altro, perché la risorsa maggiore di un politico è la sua credibilità, e quindi la credibilità delle persone sta anche nel fatto che dopo 40 anni si ha la possibilità di raccontare quello che si è fatto con orgoglio, senza dover temere nulla, senza dover guardarsi indietro e avere paura, tra virgolette. Grazie. Volevo dire, mi è rimasto impresso quello che ha detto il senatore, che gli è rimasto impresso il contatto, no, con la gente del sindaco, perché noi siamo in prima linea, noi come assessori, lei come sindaco, il sindaco nostro, perché la mattina, come diceva, saliamo sul comune e troviamo le problematiche. Stiamo, io da stamattina alle 5 che sto in piedi per poter organizzare, per poter mettere a posto tutte le a chi ti chiama per la buca, a chi ti chiama per la spazzatura, che c'è. Ed è vero questo contatto tra persone, tra la gente, e io penso che proprio l'ascolto, no, delle persone, attraverso l'ascolto, attraverso l'essere, attraverso il sentire, la gente si sente accolta, e questo che si, il ricordo che rimane di lei è proprio questa accoglienza che lei ha dato sempre alle persone, ed è una cosa intrinseca che rimane dentro ognuno di noi, perché quando io vado, mi trovo nel comune, che trovo una persona che dice: Yolanda, ho questo problema, per loro è un problema grandissimo, per noi potrebbe essere un piccolo problema che possiamo risolvere, però queste persone ti sono grate perché gli hai risolto quel problema, sei stato vicino, l'hai ascoltato, e attraverso l'ascolto che poi rimani eterno, diciamo, nella mente della gente. Grazie. C'è questo, la storia della coppia, sì, adesso, se quello che ha detto l'assessore Yolanda mi induce a raccontarvi un episodio, no? Cioè stare in mezzo alla gente. E dunque era il 1983, non luglio, giugno, non ero ancora stato eletto sindaco, però Cannata era il mio predecessore, grande sindaco, era stato eletto al Senato, quindi era una fase di interregno. Una sera mi arriva una telefonata dell'ingegner Vincenzo D'Andria, uno dei costruttori edili che stava realizzando il quartiere a Paolo VI, case popolari, e disse: assessore, una cosa terribile, hanno occupato le case a Paolo VI. Voi sapete che significa occupare le case, no? A quei tempi le occupazioni delle case erano definitive, non si facevano gli sgomberi. Noi avevamo fatto le graduatorie con le organizzazioni degli inquilini, conoscevamo le persone che venivano a trovarci la mattina, come ricordava Yolanda, che dicevano: quando sono pronte le case, quando sono pronte. Conoscevamo quindi per ogni appartamento la persona che ci doveva andare. E quindi ci precipitammo quella sera lì a Paolo VI, era fine giugno, e a un certo punto mi sentii chiamare: assessore, a qua sto chi? Questa persona era la madre di un famoso boss tarantino, che qualche giorno prima era venuto a trovarmi dicendo che aveva bisogno di una casa nuova, perché il figlio, uno dei figli, gli aveva messo una bomba in un balcone e lì non si poteva più affacciare, e quindi era una casa inutile, ne voleva una nuova. Il signore: mi dispiace, voi la casa ce l'avete, quelle case che stiamo costruendo spettano ad altri, no? E praticamente il messaggio era: non mi è voluto dare una casa, noi ce ne prendiamo 164.
disse: signor, va bene, noi domani mattina veniamo e vi sgomberiamo tutti. L'indomani mattina mi presentai con 50 carabinieri, poliziotti, vigili urbani, assistenti sociali e ostetriche. Perché le ostetriche? Perché quando c'è un'occupazione abusiva, le donne che hanno occupato sono tutte gravide, no? Quindi occorreva essere pronti ad eventuali. Ci presentiamo con questi, dopo 2 ore facemmo lo sgombero, l'impresa sostituì le serrature e assegniamo quelle case ai legittimi assegnatari che ci venivano a trovare ogni mattina, come ricordava Yolanda, e non potevamo tradire. Il problema era questo: chi assegna le case popolari? Il comune o la criminalità organizzata? Era una sfida da non perdere. Riuscimmo ad assegnare quelle case, però io in cambio ebbi la prima scorta della mia vita per 3 mesi, perché mi volevano fare la pelle. La seconda poi arrivò al Ministero del Lavoro, ma ne parleremo in un'altra occasione. Poi magari Maria mi ricorderà questo episodio dei 6 mesi. Passiamo invece a Tiziana Grassi, e vi leggo solo alcune note biografiche. È nata a Taranto, applauso già, vive e lavora a Roma, giornalista, ricercatrice e studiosa di migrazioni, è stata autrice di programmi televisivi di servizio per gli italiani all'estero a Rai International e consulente di programmi culturali per Rai 1. Laureata in lettere moderne, si interessa di sociologia della comunicazione e di geografia umana, ha pubblicato numerosi volumi di interviste e saggistica, tra cui Dicono di Roma, 50 interviste per il terzo millennio, Dicono di Taranto, semiotica del territorio, lontananza e appartenenza, L'Italia dall'emigrazione all'immigrazione, anatomia degli invisibili. Vado avanti, nel 2010 è stata insignita del premio internazionale Globo Tricolore, attualmente collabora con l'ambasciata d'Austria in Italia per i progetti culturali internazionali. Ce n'è tanto, Tiziana, complimenti davvero. Collabora con il programma radiofonico Un libro per l'Europa della Commissione Europea Rappresentanza in Italia. E questa sera ci presenta Storie di chi investe, Taranto, Storie di chi investe nella felicità del territorio, è il secondo volume. Ci descrive un po' i giovani di Taranto e le loro storie, i sogni, i progetti, i protagonisti della rinascita della città. E come dicevo prima, una narrazione che adotta la lente della buona notizia, facendo emergere la comunità operosa, da sempre impegnata per la crescita del territorio. Una crescita che crea il cambiamento, ma che spesso non fa notizia, e quindi è arrivato il momento di rovesciare la prospettiva. Mi commuovo, grazie Tiziana, grazie. A Maria Sardelli. Non mi guardare. Allora, oltre alla grandiosa amicizia che si è instaurata tra noi, è comunque un piacere averti qui, perché tu hai scelto Leporano, e Leporano chiaramente risponde con la pagina che mi hai consentito. Io ti ringrazio per questo, per la stima che hai avuto nei miei confronti, per la copertina, per la meravigliosa foto di Mino Lore che è in copertina del nostro, non so che dire, ma parco archeologico di Saturo. Lasciamo l'aggettivo alla fine, magari ad un'altra occasione. Questo testo non è il primo che scrivi su Taranto, perché sei di Taranto, sei ritornata, sei una delle seminatrici di cui racconti, quindi stai seminando tanto, hai seminato molto e continuerai a fare, che lo so già. 400 storie di tarantini che appunto sono ritornati o che hanno deciso di rimanere, perché non è facile decidere di rimanere quando non si hanno tante alternative e tante scelte. C'è un investimento appunto di persone, di famiglie, di territori, di associazioni che hanno deciso di credere nella rinascita, hanno deciso di seminarla e di aspettarne i frutti, che per chi per prima, chi dopo, stanno arrivando a tutti.
Nel testo sul Leporano io ricordo che c'è una realtà in particolare che mi piace ricordare, che è Orto Family, nella cornice della sostenibilità, che è poi l'ispirazione del tuo libro, dei tuoi due volumi, che si ispirano appunto alla Laudato Si di Papa Francesco, quindi l'Agenda 2030 e a 360 gradi sulla sostenibilità. Orto Family è appunto il primo orto urbano sul territorio di Leporano che svolge proprio questo tipo di attività, quindi raccolti stagionali, biologici, ottimi prodotti. Questo ovviamente è un messaggio pubblicitario, però mi fa piacere ricordarlo perché è veramente una bella realtà. Dicci tu qualcosa in più. Grazie. Grazie Maria. E prima di tutto ringraziare tutti voi, perché come anche diceva Giovanni, a ognuno di voi è legato un pezzo del mio cuore e della mia vita, anche professionale ma soprattutto umana. Grazie al Comune di Leporano, a Yolanda, Antonella, te Maria che hai avuto questa idea, al Sindaco. Grazie perché mi sento molto a casa, perché 2 anni fa, quando ero appena ritornata, avevo scelto e deciso di ritornare a Taranto, fu una delle primissime serate estive che io trascorsi felicemente qui, in un concerto indimenticabile, in questa location così emozionante, e pensavo, ancora era uscito soltanto il primo volume, che poi in realtà sarebbe il terzo, perché siamo al quinto, ma insomma questa è un'altra storia. E sognavo tra me, un giorno mi piacerebbe presentare questo libro qua, e Yolanda, l'assessore, mi disse sì, succederà, e quindi io mi sento molto a casa e anche molto grata ed emozionata. Grazie perché l'accoglienza che mi avete riservato è non solo a Leporano, lo dico a tutti voi presenti, e ancora una volta io, prima ancora di parlare del libro, ci tengo a dire che l'accoglienza che mi avete riservato, ognuno di voi, è qualcosa di indescrivibile, umanamente indescrivibile. Non bastano le parole per dirvi quello che io sto provando da 2 anni e che giorno dopo giorno gemma ulteriori affetti, relazioni, apprezzamento, incoraggiamento, ed è reciproco con ognuno di voi. È un'esperienza umana che veramente dà un senso all'esistenza. Di questo vi ringrazio tantissimo. Grazie. Ed è per questo che mi viene naturale dedicare a Taranto, alla provincia meravigliosa di Taranto, che è un tutt'uno per me, quello che è il mio lavoro, quelle che sono le mie competenze, ma soprattutto il mio cuore, perché devo fare un passo indietro. L'impronta di un giornalismo di servizio mi è stata data sicuramente nei miei 10 anni di lavoro a Rai International, un programma di servizio per i nostri italiani nel mondo, i nostri connazionali che spesso sono dimenticati da questa Italia dentro i confini, e che però sono quasi 100 milioni di oriundi, vale a dire stiamo parlando dei nostri prozii, pronipoti, procugini, stiamo parlando di noi, e sono all'estero. E Rai International praticamente avevano l'unico punto di riferimento stando lontani. E allora questo giornalismo tutti i giorni in diretta, a contatto con le persone, ascoltare le persone, i loro problemi dall'altra parte del mondo, sapere di essere il loro unico punto di riferimento per i loro problemi irrisolti, chiaramente necessitava di una doppia dimensione, di un ascolto di queste storie di italiani nel mondo, e parliamo non solo delle persone anziane, quelle poche che sono rimaste di prima generazione, ma i loro figli, i loro nipoti, i loro pronipoti, perché i fenomeni migratori poi riverberano a livello di psicologico, di storie di famiglia, hanno un qualcosa nell'aria per cui anche i pronipoti sentono un'attrazione verso le origini, verso i paesi, e di questo però io spero di potermene occupare col turismo delle radici e con la provincia di Taranto, perché io li ho sentiti, questi ragazzi di quarta, quinta generazione, che sentivano il richiamo
di ritornare nei luoghi da cui erano partiti i loro nonni e che magari non li avevano mai conosciuti, però nella storia di famiglia c'era quest'aura, c'era questa risonanza che scuoteva veramente quando tu sentivi che li chiamavi dalla redazione di Rai International perché loro magari ti avevano scritto, perché loro volevano venire in Italia a conoscere i luoghi dei nonni, e piangevano semplicemente sentendoti parlare in lingua italiana e dicevano: questa è la lingua di mio nonno, questa è la lingua del mio bisnonno, e tu piangevi insieme a loro. E questa era la prima dimensione, sicuramente quella fondamentale, quella che ti segna per sempre e ti apre gli orizzonti della mente, del cuore, certo anche poi degli studi, degli approfondimenti. E poi c'era naturalmente il registro del giornalismo di servizio, quindi di un giornalismo che doveva assolutamente ascoltare queste istanze, dare delle risposte concrete. Anche per questo c'è questa comunanza, anche non è un caso stasera che siamo qui a presentare con Giovanni, perché certamente c'è una visione del mondo che ci accomuna, e quindi ascoltare queste storie e cercare di dare delle risposte concrete a questi problemi di nostri connazionali nel mondo chiaramente richiedeva un registro anche molto serio, perché tu dovevi poi contattare le istituzioni che a vario titolo si potevano occupare e risolvere concretamente quei problemi, tra tutti ricongiungimenti contributivi, per dire, di nostri parenti che erano prima stati in Italia a lavorare e poi erano emigrati, e naturalmente magari l'INPS non aveva tempo per rispondere alle loro problematiche, piuttosto che l'usucapione, c'erano nostri concittadini, compaesani che magari prima di emigrare avevano lasciato un pezzo di terra, una piccola casetta, e andando fuori avevano bisogno di capire se c'era qualcuno che se ne era.